Siamo in Corso Umberto con il vigile coordinatore Giacalone allo stand del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Allora, cosa volete dire a coloro i quali si vogliono avvicinare al vostro corpo? Ma sicuramente che è una professione bella, bellissima, insomma, perché ci rappresentiamo, ci facciamo avanti sul soccorso. Ci poniamo con le persone che vengono qui nello stand con la presentazione di quello che sono le nostre attrezzature, il nostro modo di operare sul soccorso vero e proprio, perché noi siamo un corpo chiamato solo esclusivamente quando c'è bisogno e interveniamo sul soccorso vero e proprio. Infatti all'interno dello stand abbiamo portato quello che sono le nostre divise, le nostre attrezzature, in modo da far capire alle persone intanto per cosa ci possono chiamare e per quello che noi realmente facciamo e come ci avviciniamo a loro per aiutarli se c'è bisogno in qualunque evenienza, per essere presenti con loro e insieme a loro. Qual è secondo voi l'importanza di una manifestazione come questa? Ma la manifestazione sicuramente è importante intanto perché si svolge in un contesto dove Mazara è al centro del Mediterraneo e dunque è importante per tutti i paesi che partecipano. Noi come corpo e insieme agli altri corpi sicuramente la nostra presenza qui è per farci un pochettino, fa parte anche di questa organizzazione, farci vedere in modo tale che siamo presenti come sia nel soccorso, abbiamo detto anche in questo momento dove parliamo di agroalimentari e di altre cose su Mazara. Gli stand di Mamma Africa, siamo nello stand della Costa d'Avorio con Georges Billet, autore di questi bellissimi quadri, e che ci dice adesso cosa espone questo stand per Bluesland. Per Bluesland espone i quadri della Costa d'Avorio, che sono dipinti qua in Italia, a Palermo. Proprio cioè lo studio da Palermo, tutti i quadri che sono qua sono dipinti da me. Che tipo di pittura è la tua? Dipinti quasi etnici, sono dipinti olio su tela, sono tutti dipinti con la spatola, sono pitture etnici. E cosa rappresenti tu attraverso la tua pittura? Rappresento la cultura africana, e un po' la diversità dell'Africa, la danza, la ballerina, il mercato dell'Africa, abbiamo diverse cose dell'Africa. Ecco. E infine, cosa ne pensi di questo Bluesland, di questa manifestazione? E perché questa manifestazione è una buona opportunità per far vedere la nostra opera, tutta, è una buona opportunità. Siamo allo stand Cinema Social Club con Marco Tumbiolo, allora ci spieghi qual è la promozione che presentate? Sì, Cinema Social Club è praticamente un gruppo, fondamentalmente un gruppo WhatsApp dove gli appassionati di cinema possono incontrarsi. C'è anche la possibilità di avere una tessera sconto nei cinema di Mazara grazie alla collaborazione di tutte le sale di Mazara, Grillo, Rivoli. E poter organizzare così anche rassegne, incontri con gli autori, workshop e tant'altro. Ci sono anche aziende che offrono delle riduzioni sulle loro attività commerciali, Lanzoni e altre paninerie nella zona. L'obiettivo è quello di far innamorare i giovani soprattutto all'esperienza del grande schermo, perché oggi purtroppo il cinema viene fruito anche troppo spesso nei tablet, nei telefonini o al computer, che non è la stessa cosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di far innamorare i giovani e le persone che sono appassionate alla visione del cinema al grande schermo e anche con la possibilità di condividere e di socializzare su praticamente le tematiche che di volta in volta i film ci propongono. E soprattutto un'attenzione al linguaggio cinematografico, che è una cosa che dà grande per chi scopre, diciamo, la bellezza di fruire del cinema, dà una, come dire, un'emozione di estetica molto forte. Importante, ci voleva a Mazara un appuntamento fisso che possa coinvolgere veramente tutto il territorio. Credo che sia un quarto anno sia veramente importante che sia arrivato a queste dimensioni. Quindi ringrazio veramente tutti quelli del distretto che hanno con fatica organizzato tutto.
Siamo con la professoressa Enza Gucciardo, docente di matematica e fisica del liceo scientifico Ballatore di Mazara del Vallo. Cosa state preparando in questo stand? Ma abbiamo preparato dei banchi di chimica, di fisica, di matematica, che sono le nostre specialità, insomma, come liceo scientifico. E poi chiaramente ci sono anche dei lavori video dei ragazzi che durante questi anni hanno prodotto e abbiamo proiettato nel frattempo. In cosa consistono questi progetti che vediamo qua sui tavoli dove stanno ormeggiando dei ragazzi molto intenti alla loro riuscita? Ma intanto abbiamo una macchina elettrostatica per cui possiamo vedere come si genera corrente dall'energia cinetica all'energia elettrica, per cui Federico sta mostrando anche questo. E una campana pneumatica nel quale facciamo vedere delle prove con dell'acqua che solitamente pensiamo bolle a 100 gradi e invece riducendo la pressione bolle praticamente molto prima, e cioè a temperatura ambiente, neanche calda. E lo stesso esperimento, insomma, si può vedere anche con la schiuma da barba che comunque riducendo la pressione prende tutto lo spazio che gli è possibile, che è possibile alla schiuma, per cui si espande. Un saggio alla fiamma che sta facendo adesso Marta, per cui ci sono diverse sostanze chimiche che insomma emanano il colore particolare. Abbiamo un microscopio dal quale insomma si possono vedere i fagioli, proprio lo spessore delle patate, insomma la struttura delle patate interna. E poi un vulcano che praticamente viene fuori, è una reazione chimica, e per cui basta mettere insomma due o tre sostanze naturali per cui viene fuori un po' la schiuma che poi determina la schiuma un po' del vulcano. E beh, la cosa bella non è tanto è che i ragazzi sono protagonisti proprio in prima persona di questo, sentono la loro appartenenza, ecco l'acqua che bolle, possiamo vedere a temperatura ambiente. Diciamo che la cosa bella che abbiamo vissuto è che loro sono stati protagonisti e quindi hanno sentito la scuola, la loro scuola. Cosa ne pensa di Blue Land? Beh, penso che è una bella iniziativa. Io andando per le strade di Mazara mi sono sentita orgogliosa di essere mazarese. È stato proprio bello, è interessante anche le conferenze interessanti che ci sono state al mattino. I ragazzi hanno avuto la percezione di questo movimento nel Mediterraneo, di questa grande mediazione che si prova a vivere, che a volte non ci rendiamo conto. Cioè, le notizie dei media sono spesso negative, però abbiamo visto che veramente c'è tutto un lavoro che prova una conciliazione, un percorso di pace, e questo penso che sia molto bello. Siamo nella nave ospedale ormeggiata al piazzale Gian Battista Quinci in occasione di questo Blue Land. Siamo con il dottore Ungaro, presidente dell'associazione Elpis Nave Ospedale. Qual è la missione della vostra associazione? Noi facciamo attività sanitaria da tanti anni nei paesi in via di sviluppo e questo progetto che si è concretizzato con la realizzazione della nave ospedale servirà per potenziare questa attività, soprattutto in Madagascar, dove siamo stati operativi per almeno 15 anni e dove contiamo di ritornare con la nave, che servirà per incrementare e rendere più fruibile nei posti più disagiati questo tipo di attività. In quali altri posti operate, oltre al Madagascar? Soprattutto in Madagascar. Io sono stato pure in Congo, in India, ma diciamo, abbiamo una convenzione, adesso abbiamo stipulato con il governo malgascio, di durata di 2 anni rinnovabili, che verrà concretizzata con l'utilizzo di questa nave, che al momento è attrezzata a sala operatoria, pronto soccorso e sala operatoria. Quindi c'è tutto quello che serve per poter operare, lettino operatorio, lampade scialidiche, apparecchio di ventilazione per anestesia, c'è il defibrillatore, monitor e tutta l'attrezzatura chirurgica per poter fare gli interventi di piccola e media chirurgia. Abbiamo pure una poltrona che al momento
sarà utilizzata per patologia odontoiatrica. Gli attacchi sono già pronti, ma una società romana di odontoiatri sta già stipulando con noi una convenzione per seguirci come volontari in Madagascar e curare le patologie orali. Ci spiega quali sono le componenti di questa nave ospedale, come opera? Dunque, questa nave è un ospedale piccolo ma completo di tutto. Qua siamo in sala operatoria dove possiamo fare interventi di piccola e media chirurgia, ma è previsto anche un container più grande, sala operatoria, che può essere messo a terra. Poi è molto completo perché prevediamo l'utilizzo di strutture modulari mobili, tende autogonfiabili, che ci danno la possibilità di fare anche l'ospedale a terra, anche un'altra sala operatoria a terra, ma qua già nel cuore della nave siamo dotati di molte attrezzature, abbiamo defibrillatore, emoteca, eccetera, mentre sopra in un container più piccolo abbiamo il laboratorio analisi per le indagini di laboratorio, almeno quelle essenziali. Ma a parte questo abbiamo pure gastroscopio e tante altre apparecchiature, un mammografo, e questo perché potremmo utilizzare tutte queste attrezzature in quanto molti specialisti di tutta Italia, o Torino e quant'altro, sono già venuti in missione con noi e sono disponibili a continuare le missioni sulla nave. Siamo tutti volontari, medici, paramedici, personale di bordo e quant'altro. E quindi, in poche parole, avendo questa potenzialità di risorsa umana e avendo le giuste attrezzature che racchiudono un piccolo ospedale però completo di moltissime cose, di moltissime attrezzature che ci consentono di fare molto, pensiamo anche di fare delle campagne di vaccinazione, di prevenzione primaria e quindi anche prevenzione secondaria. Questi sono i nostri obiettivi.